L'immigrazione è una questione centrale per i comunisti in Italia. I residenti stranieri nel nostro paese sono più di 5 milioni e costituiscono quasi il 9% della popolazione. Inoltre, l'Italia è uno dei principali paesi europei interessati all'immigrazione a causa della rotta mediterranea. Più di 35.000 persone sono sbarcate sulle coste italiane nel 2023. Da anni noi comunisti denunciamo l'ipocrisia di questo sistema e dei padroni di questo paese, che con una mano sfruttano gli immigrati come lavoratori a basso costo, mentre con l'altra incrementano la repressione e puntano a gestire i flussi migratori con politiche securitarie e poliziesche. Negli anni dell'emergenza coronavirus, ad esempio, il governo italiano arrivò a trattare con il governo della Romania per garantire l'arrivo di immigrati destinati a lavorare nel settore agricolo. Contemporaneamente, però, decine di migliaia di persone sono morte in mare a causa della retorica sulla difesa dei confini nazionali. Da comunisti, inoltre, rifiutiamo la retorica che vorrebbe distinguere i rifugiati che scappano dalle guerre e i cosiddetti migranti economici, cioè chi scappa da povertà e miseria. Le grandi migrazioni di massa del nostro tempo sono tutte un prodotto dell'imperialismo. Avvengono perché il capitalismo ha costruito un mondo fatto di guerre, di competizione imperialista, di sfruttamento dei territori e delle risorse, in sostanza di povertà. Lottiamo per l'unità e la fratellanza tra tutti i lavoratori, italiani e immigrati. Riconosciamo e applaudiamo il contributo e gli esempi di lotta di classe che i lavoratori immigrati hanno dato in Italia, in settori industriali e importanti come quello della logistica o nell'agricoltura. Denunciamo il razzismo, il nazionalismo, la xenofobia come armi che il nemico utilizza per dividerci. Denunciamo inoltre oggi l'accordo inaccettabile tra il governo Meloni e l'Albania, che prevede la costruzione di moderni campi di concentramento in cui saranno deportati gli immigrati destinati all'espulsione. Sono ben note le clamorose violazioni dei diritti più basilari di uomini, donne e bambini incarcerati nei centri per il rimpatrio, strutture nei quali i suicidi e le rivolte sono all'ordine del giorno. Il governo vuole continuare a fare tutto questo semplicemente spostando questi centri lontano dai nostri occhi. Il patto UE sull'immigrazione rafforza ulteriormente queste politiche e si fonda su dei principi che hanno già dimostrato il proprio carattere disumano. Agli immigrati nel nostro paese, a chi affronta viaggi terribili nella speranza di un futuro migliore, vogliamo dire che l'odio che i padroni cercano di promuovere non potrà mai vincere davvero. I lavoratori sono tutti fratelli e hanno un unico nemico. Stessa classe, stessa lotta.